Yo, bella raga, sono Dark e benvenuti in questo nuovissimo video. Oggi, come potete vedere, siamo qui nel Minecraft della Skyway. O nella Skyway del Minecraft. Come state? Come potete vedere, innanzitutto, qui dal gameplay non ho toccato nulla dallo scorso episodio. Ho appena fatto uno screen per sbaglio. Però ho letto tutti i commenti, ovviamente, e mi avete lasciato forse tutto quello che dovevo sapere, e adesso lo so. Mi avete detto 30.000 cose, a cosa servisse il nome of Griffin, il Keep Inventory, che lo sapevo già cosa serviva il Keep Inventory, però mi avete consigliato se utilizzarlo o no. Alcuni mi hanno detto di sì, alcuni di no. E non lo utilizzerò il Keep Inventory nel Mob Griffin, dato che mi avete chiesto di provare a farlo senza, che sembrava un po', cioè rendeva il gameplay più hardcore. E quindi sì, Dark una pippa e proverà a completare questa mappa senza Keep Inventory e senza Mob Griffin. Quindi i creeper faranno scoperto e quando morirò perderò tutto. Comunque raga, scusate se in questi giorni qua non avete visto video, però sono stato davvero impegnato. In più avevo 3.000 cose per la mente. Ho preferito non registrare. Adesso devo cominciare comunque con una bella botta di video, dato che fra un po' arrivano le ferie nella mia officina e chiaramente non posso lasciarvi senza video. Io penso andrò al mare con i miei amici. Adesso vediamo se riusciamo a trovare qualcosa, perché siamo arrivati un po' lunghi e in quelle settimane lì di assenza ci saranno sicuramente, raga, sicuramente dei video che vi dovrò portare. Almeno voglio provare con uno al giorno e poi in certi casi provare anche con due al giorno. So che sarà difficilissimo, ma ci voglio provare. Intanto semino finalmente, cioè ci va un po' di culo oggi. Allora, nei commenti mi avete detto che le cordicelle sono illegali, cioè un po' mi dispiace, devo essere sincero, un po' mi dispiace. Anche perché so che per craftare un arco caccerò tante madonne. O che lo trovo subito da uno scheletro, o se no caccerò tante madonne. Se guardarci, dai, indolore Dark, anzi facciamolo proprio indolorissimo. Oh, oddio. Addio, ah no, non vuoi andartene, va bene, no dai. Mi dispiace, mi hanno detto di fare così. E vabbè, se avete altri consigli mi raccomando lasciatemeli sotto nei commenti, cioè stiamo andando alla grande. Vedo che non ha avuto un grandissimo seguito, ecco, non ha fatto il boom da dire chissà cosa, però vedo che comunque vi tiene attaccati ai commenti, mi lasciate dei commenti e quindi la continuerò. In più a me, raga, piacciono un botto queste mappe, cioè mi rilasciano un casino, a parte quando cado che è il contrario, però quando non casco, raga, mi rilassano un bordello. Allora, qui abbiamo uno spawner che non so ancora se togliere oppure no. Per ora io lo tengo al momento. Un'altra seme! Sì, oddio, tre semi! Ma dai, Beppe, andiamo a Berlino e non solo! Che bello! Dai! Allora, con la workbench adesso mi faccio subito una fornace. So che spreco tantissimo, ma chi se ne frega. Con la fornace, chiaramente, dai, cosa farei con una fornace? Devi cuocere il ferro grezzo con una fornace. Cuociamo il ferro, che dopo pigliamo l'acqua e ci facciamo l'acqua infinita. E già ce la facciamo infinita, raga. Incredibile, ma vero. Dato qui piantiamo un altro semino, che ne avevo tre, perché adesso sono due. Ah, forse l'avevo appoggiati. Boh, vabbè. Ne abbiamo tre. Quindi per ora a situazione alberi ci siamo. Manca ancora del cibo, che non siamo senza cibo. Però per il resto, dai, stiamo andando, stiamo avanzando. Allora, qui come potete vedere sto facendo una struttura antideficiente tipo Dark, dato che tenderò a cadere continuamente e noi dobbiamo evitarlo questo, perché se cadiamo moriamo. Se moriamo ciao, chi c'è roba proprio. Col ferro che abbiamo a disposizione possiamo farci 30.000 cose, ma ci facciamo un secchio per fare dell'acqua infinita. Raga, comunque mi sta facendo una paura della madosca sto buco, perché ho il terrore di scordarmi di fare space o di farlo troppo presto e cadere. Da qua togliamo un attimo sto pezzo di terra. Che culo, Dark, rimetti il pezzo di terra. Togliamolo da quel pezzo di terra. Ok, perfetto, mettiamolo qua. E ora, con le magie, zac, acqua è finita. Credibile, pazzesco. Allora, facciamo una cosa. Prima la copertura per i bambini ci facciamo. Come quando avete presente quando andate a giocare al bowling, che vi alzano le sbarre così siete sicuri di non mandarla fuori. Ecco, noi dobbiamo giocare a sti livelli qua. Oh, guardate che bello, raga. Non vi dà questa sensazione di tranquillità. Fra un po' spawneranno i zombie, ma finché non spawnano, magari aspettate che ci tolgo solo la torcia da là in fondo. Oh, raga, ho sentito una mucca. Non ci credo, ma è spawnata nel vuoto. Oh raga, ma guarda che sfiga, ma pensa a te. Abbiamo preso un po' di tutto e adesso, raga, se mi buttate giù il creeper vi faccio passare, ve lo giuro. No, creeper, non devi buttare giù te. Vabbè, fatemo come cazzo vi pare. Grande ragno, sei riuscito a passare, secondo me. È riuscito a passare, grande. Dai però, vieni qua, zio, ma che cazzo fai? Ma sei così scemo, stupido. Bastardo. No.
Sì, ho lasciato lì la stringa. Che culo, che culo, voleva subito mettere via Dark. Ma che... ma raga, non è esploso l'isola. E non ho attivato niente perché devi essere il lancio. Era scritto apri la lampada, vedete? Cioè, boh, meglio così. E che culo, grande. Io lo amo quel creeper. Oh, raga, raga, non ci posso credere. Due scheletri. Sì, però, ok. Come faccio? Allora, un modo c'è per fare. Bisogna prima però togliere di mezzo quello zombie spaccacazzo. Occhio Dark. Grande, grande, ti amo, zio. Ora però non mi sparare, non mi sparare, merda. No, come ha fatto a nascermi lì creeper? No, tu non mi esplodi mica in casa, eh. Hai capito male, zio. No, 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 Dio po, meno male che non scoppia niente. Non so perché, magari si è attivato da solo. Che spaccacazzo, raga, sono davvero degli spaccacazzo. Allora, lo scheletro se n'è andato, bene. Così vado solo io, perfetto. No, ma dai, non puoi andare giù, ma brutto sfigato. Vabbè, ci sono degli scheletri, va bene, così. Adesso li ammazziamo. Sì, c'è l'arco, credo. Credo, no, solo delle frecce forse. Questo qua che cavolo ci dà? Niente, perché non ci dà niente? Ma dai, ci ha dato solo delle frecce, ma non dire, cioè poi di... vabbè. A nulla, siamo riusciti a prendere frecce su un arco troppato. Aspettiamo il giorno dopo a sto punto. Oh, lei finalmente sta per tornare a notte. Ho aspettato solo 3 ore, però vabbè, dai, ci siamo arrivati. Nel frattempo comincia anche a tirar giù la roba da qua. E mi sa che è meglio se allargo un po' la zona, forse un po' è meglio. In posizione d'attacco, ora il ragno ci verrà addosso, stranamente. Salta, oh cazzo, serola. Oh, ma poi raga, ma è diventato gigante. Ah, pensavo fossi caduto. Cioè, ti sto per tirare le pizze. Madosca, se mi cadevi. E un'altra stringa è presa. Ne manca solamente una. Sì. Così. Come on. E là c'è l'altro ragno. Bitch. Abbiamo aspettato una giornata intera fermi a non far niente. Ma ne va, sapendo. Tanto Creeper rifà la stessa scena di prima. Il ragno che si intrampola nell'acqua. Ok, mi intrampolavo anch'io un momento. Dai, zio, però ti do da una mano. Non so, vuoi una spinterella? Ce la fa, ce la fa, ce la fa. Ce la fa benissimo, ce la fa. Madosca, che rischio. Dai, ma non può essersi ricastrato di nuovo. Ma è quasi ucciso, brutto. Io non ti tiro una spadata solo perché ho paura di farti cadere. Tu però non ti preoccupi mica ad attaccarmi. Schifoso, bastardo, ragno di merda. Arrivo col secchio così non rompi più le balle. Cadrai di sotto sicuramente col culo che abbiamo. Guardiamo. Oh, io sono pronto a girarmi subito. Caduto o non caduto? Non è caduto, bene. Ole. Ti prego, droppamela, se mi drocchi l'occhio e ti uccido. Madosca, ho tolto l'acqua, raga, hai spawnato il mondo. Non hai spawnato, tu non hai droppato niente. Vabbè, abbiamo dei scheletri, se abbiamo fortuna, però non abbiamo cibo, quindi ci ha fottuti praticamente. Non sparare, no. Ehi, oh, ecco. Porca puttana, che culo, porca puttana, che cazzo di culo. Alla faccia tua, merda, alla faccia tua, hai capito? Allora, ripoggiamo qua il secchio della fortuna, che a dire la verità non è della fortuna, ma va bene. Eccolo qua, lo scheletro. E rompiamo, porca puttana, c'è un creeper, che culo, che culo. Torna a casa, torna a casa, torna a casa, c'è il cuore in mezzo, torna via. Ora che ci penso, la farina d'osso ci può dare da mangiare. Come? Coi semi, raga, coi semi. Non coi semi scemi, i semi quelli che si piantano. Allora, là non spawno ancora niente. Intanto mangio questa carne, che va fa culo, eh. Meno male che si posso riprendere. Allora, abbiamo uno scheletro con l'armatura d'oro. E non può, cioè io come faccio? Drop by bone zombie, farina d'osso, siete pronti? Adesso che lo utilizziamo, zack. Allora, no. Sì, dai, sì, sì, grande, grande Dark, come on. Bene, zappa e zappa, amica, ci abbiamo adesso la zappa. Magari evitiamo di saltarci sopra 500 volte, che così li facciamo crescere in fretta. Là gli zombie sono andati giù, quindi adesso faccio una bella mossa di kill, ci provo. Io mi porto dietro solo queste due cose, che se ho sfiga muoio. Se ho culo, vedete che culo, perché quello lì è tutto d'oro, almeno un arco me lo deve droppare, quello sfigato. Dai, ok, nuovamente notte. Chissà come ci andrà stavolta. Come potete vedere, a livello di cibo siamo zero. Cioè, fra poco non potremo neanche più correre, quindi è la fine praticamente. Bisogna stare davvero attenti. Sta crescendo il grano, però non abbastanza. Qua intanto faccio una piccola fonte d'acqua infinita, che non si sa mai quando dovrò spostare tutto, non dovrò tribolare. Abbiamo già la nostra piccola fonte. Se abbiamo un culo, tra virgolette, che ci becchiamo un ragno, diciamo che non dobbiamo correre troppo, non dobbiamo stare preoccupatissimi. Però se ci troviamo uno scheletro non è la fine, ma siamo lì. Ecco, ragno, quello che ci serviva. Dai, vieni di qua senza spaccare troppo le balle, ti prego. Vedimi, see me, please. No, 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 questo stemma si voleva suicidare. Fa, piuttosto preferisco morire, ma pensa a te. Perché morirei comunque nelle mie mani, però... hai capito, insomma. Amo. Allora, stammi lontano. Perfetto, stringa. Sì. Sì. Andiamo a rimettere l'acqua. Vaffanculo. Non me ne fatto un cazzo se spawnano adesso. Spawnatemi quanto cazzo vi pare. Tac. Ora,
Nuovo obiettivo, rimanere vivi e craftarci l'arco. Chi si ricorda come si crafta? Io no. Proviamo comunque a ragionarci un po' sopra. Dai, allora, facciamo degli sticchetti. Abbiamo 6. Forse si faceva così l'arco. Al primo colpo. Incredibile. Incredibile. Go strong, bitch. Craft a bread. Dobbiamo craftarci un pane, che lo stiamo già facendo per il prossimo obiettivo. Allora raga, spero davvero che il video vi sia piaciuto. Io come sempre vi invito a lasciare un bel mi piace, un commento, mi raccomando. I vostri consigli sono sempre utili, come potete vedere. Nel prossimo episodio ci crafteremo il pane. In più faremo il prossimo obiettivo che ci darà da completare. Noi come sempre ci vediamo prossimamente con un prossimo video. E nulla, ricordatevi il mi piace. Bella.